benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime, italiana o internazionale. Oggi ci occuperemo di una vicenda terribile, una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti d'America nel 1984. Vi racconterò infatti del massacro del McDonald's di San Isidro, ma iniziamo a conoscere il protagonista di questa vicenda, James Oliver Huberty. James Oliver Huberty era nato a Canton, in Ohio, da Earl and Eichel Huberty l'11 ottobre del 1942. A soli 3 anni aveva contratto una fortissima poliomielite e nonostante i progressivi miglioramenti ottenuti, la malattia gli lasciò sempre dei problemi, soprattutto mentre camminava. Nei primi anni 50 il padre comprò una fattoria al Pennsylvania Amish Country. La madre però si rifiutò categoricamente di vivere come un Amish e presto abbandonò la famiglia per seguire un'organizzazione della Chiesa Battista. Nel 1962 Huberty si iscrive al Mellon College, dove inizia a studiare sociologia, e nel 65 sposa Ethna Merkland, che aveva conosciuto proprio al college. Poco dopo il matrimonio, James Oliver si dedica a qualcosa di molto particolare e ottiene la licenza per imbalsamazione e trova lavoro presso un'agenzia funebre a Canton. Lavora lì per 2 anni, ma poi decide di cambiare completamente mestiere e dedicarsi alla saldatura. Poco dopo lui e la moglie si trasferiscono a Massillon in Ohio, dove nascono 2 figlie, Zelia nel 1972 e Cassandra nel 74. Il matrimonio però non era dei più felici. Lui ed Ethna infatti avevano avuto problemi di violenza domestica. Ethna infatti aveva sporto denuncia proprio nei confronti di James al Canton Department of Children and Family Services perché il marito le aveva rovinato la mascella, così c'era scritto nei documenti. In quel periodo James Oliver aveva iniziato a soffrire di una sorta di depressione. La moglie spesso gli leggeva i tarocchi per calmarlo e tranquillizzarlo sul suo futuro. Era una cosa che a lui faceva star bene, ovviamente provvisoriamente. Huberty, un autoproclamato survivalista, vedeva segni di ciò che pensava essere l'inizio di gravi problemi per gli Stati Uniti e pensava che alcune regolamentazioni del governo fossero la causa del fallimento di molti lavori, compreso il suo. Credeva infatti che i banchieri internazionali stessero volutamente manipolando il Federal Reserve System e mandando in bancarotta l'intera nazione. Convinto che l'invasione dell'Unione Sovietica fosse ovunque, riteneva che il crollo della società fosse proprio vicinissimo, probabilmente attraverso la crisi economica o una guerra nucleare. James Oliver infatti spese migliaia di dollari per riempire la sua casa di Canton con cibo non deperibile e 6 fucili che intendeva usare per difendere la sua casa dall'imminente caos e, insomma, si creò una sorta di bunker. Secondo un conoscente di famiglia, un certo Jim Asley, la casa di Huberty era così piena di armi da fuoco che in qualunque zona fossi appunto della casa potevi afferrare un'arma diversa. Nell'ottobre del 1983 la famiglia Huberty si trasferisce dall'Ohio a Tijuana in Messico. Nel trasloco lui aveva lasciato quasi tutti i suoi oggetti di valore nello scantinato della vecchia casa, ma si era assicurato di portare con sé l'intero arsenale di armi. Nella nuova città la famiglia Huberty comunque si integra subitissimo, sia appunto con la città che anche con il vicinato. Huberty però è spesso taciturno, è molto timido con i vicini, sembra quasi una persona un po' misteriosa, un po' chiusa. Dopo 3 mesi gli Huberty si spostano nuovamente e si trasferiscono in un sobborgo di San Diego chiamato San Isidro, dove affittano un appartamento con 2 stanze in Averill Road. A San Isidro James trova immediatamente lavoro come guardia di sicurezza, ma il 10 luglio del 1984, dopo pochissimi mesi dall'assunzione, viene licenziato.
Cinque giorni dopo, James comunica quindi alla moglie, Etna, di avere dei problemi, probabilmente dei disturbi mentali. Era conscio quindi che qualcosa in lui stava cambiando, che era depresso, che qualcosa in lui non andasse bene, tant'è che il 17 luglio James telefona ad una clinica di salute mentale chiedendo un appuntamento urgente. James parla con una receptionist che gli comunica che in quel momento purtroppo non c'erano medici con cui parlare, ma che entro pochissime ore sarebbe stato ricontattato per organizzare un incontro con uno psicologo. James a quel punto, e questo lo racconterà poi in seguito proprio sua moglie Etna, si era seduto ore ed ore davanti al telefono in silenzio a fissarlo nell'attesa di questa chiamata, che però purtroppo non arrivò mai. All'insaputa di Hubert, infatti, la receptionist aveva sbagliato a scrivere il suo cognome, scrivendo Schuberti, anche se il numero di telefono comunque ce l'avevano, quindi non si capisce come mai non fossero riusciti a ricontattarlo per via del cognome. Inoltre, i modi apparentemente calmi e gentili di James non avevano trasmesso un senso di urgenza alla receptionist, che aveva appunto messo il suo nome nelle chiamate da svolgere nelle 48 ore, quindi non urgentissime. Comunque, una volta appurato che non sarebbe stato ricontattato in giornata, James era salito sulla sua motocicletta e si era fatto un giro per il quartiere senza una meta, per poi tornare a casa poco prima di cena. Dopo aver cenato, gli Huberti e le loro figlie erano poi andati a fare un giro in bicicletta, d'altronde era una piacevolissima serata d'estate, e prima poi di andare a dormire, James ed Etna avevano guardato un film assieme sul divano. Ora però arriviamo alla data di questa tragedia, mercoledì 18 luglio 1984. James Huberty porta la famiglia allo zoo di San Diego. Durante la camminata, ad un certo punto James confessa alla moglie che ormai la sua vita era finita. Fa un riferimento preciso alla mancata telefonata da parte del centro di salute mentale, tant'è che dice alla moglie testuali parole: bene, la società ha avuto la sua chance. Dopo aver pranzato ad un McDonald's nel quartiere di San Diego Claremont, gli Huberty fanno poi ritorno a casa. Poco dopo James va in camera da letto dove la moglie si stava rilassando, va verso di lei e le dice: voglio darti il bacio dell'addio. Etna a quel punto era parecchio preoccupata e gli chiede dove fosse diretto e lui risponde: vado a caccia di umani. Si dirige poi verso la porta d'ingresso con un borsone avvolto in una coperta a quadri. Prima di uscire però si gira verso la figlia maggiore Zelia dicendole: ciao, non tornerò. James Huberty a questo punto sale sulla sua auto e si dirige verso San Isidro Boulevard. Secondo un testimone oculare, guidò prima verso il supermarket Big Bear e poi verso un ufficio postale prima di entrare nel parcheggio di un ristorante McDonald's a soli 400 metri di distanza da casa sua. A quel punto erano quasi le ore 4 del pomeriggio. Con sé Huberty aveva una pistola Browning HP 9 mm semiautomatica, una carabina IMI Uzi 9 mm, un fucile a canna liscia Winchester e una borsa di tessuto riempita con centinaia di munizioni per ogni arma. Nel ristorante erano presenti invece 45 clienti. James Huberty entra nel McDonald's e a quel punto inizia la sua follia omicida. Dopo essere entrato nel ristorante, qualche minuto dopo Huberty punta il fucile verso un impiegato di 16 anni di nome John Arnold. Il vice direttore Guillermo Flores grida: ehi John, quel ragazzo sta per spararti. Secondo Arnold, quando Huberty premette il grilletto non successe inizialmente nulla. Mentre Huberty quindi ispezionava l'arma per capire perché non avesse funzionato, il direttore del ristorante, la 22enne Neva Kane, camminò verso Arnold, mentre Arnold, credendo che il tutto fosse solamente uno scherzo, iniziò
ad allontanarsi dall'uomo armato. James Huberty a quel punto, per provare, l'arma punta verso il soffitto e spara, e poi punta Luzzi verso la Kane, sparandole una volta sotto l'occhio sinistro. La giovanissima direttrice morirà qualche minuto dopo. Subito dopo aver sparato alla Kane, James Huberty spara con il fucile verso John Arnold, ferendo il giovane al petto e gridando tutti a terra. Huberty si riferì a tutti presenti al ristorante come sporchi maiali, gridando che aveva ucciso un migliaio di persone e che aveva intenzione di ucciderne un altro migliaio. Dopo aver sentito le invettive e le imprecazioni di James Huberty ed aver visto Neva Kane e John Arnold a terra, un cliente, il 25enne Victor Rivera, tentò di persuadere Huberty a non sparare più. In risposta, James Huberty gli sparò contro ben 14 volte, gridandogli ripetutamente «Stai zitto», mentre Rivera era a terra, ormai in fin di vita. Mentre molti dei presenti al ristorante cercavano di nascondersi come potevano, anche andando sotto i tavoli, Huberty spostò la sua attenzione verso sei donne e dei bambini che si stavano abbracciando per proteggersi, completamente sotto shock. Prima uccise la 19enne Maria Colmenero Silva con un singolo proiettile al petto. Sparò poi alla bambina di 9 anni, Claudia Perez, e ferì anche la sorella 15enne Imelda, sparandole una volta al petto, e poi sparò all'11enne Aurora Peña con il fucile. Peña, inizialmente solo ferita alla gamba, venne protetta dalla zia, una donna incinta di appena 18 anni di nome Jackie Rice. James Huberty però la uccise con 48 colpi di fucile. Dietro al corpo della madre, il neonato di 8 mesi, Carlos Reyes, iniziò a piangere e Huberty lo uccise con un singolo colpo al centro della schiena. Huberty sparò e uccise anche una camionista di 62 anni di nome Lawrence Verslewis, prima di puntare una delle famiglie nell'area giochi del ristorante, che avevano ovviamente cercato di proteggere i figli con i loro corpi sotto i tavoli. La 31enne Blythe Regan Herrera aveva protetto il figlio di 11 anni, Matao, sotto uno dei banchi del cibo, e il marito aveva coperto il figlio di 12 anni, Kate, sotto un altro bancone lontano da loro. Huberty iniziò a sparare alle persone sedute al ristorante mentre camminava verso quelle sotto i tavoli. Ronald Herrera ordinò a Thomas di non muoversi, coprendolo con il suo corpo. Thomas fu colpito 2 volte alla spalla e al braccio, ma non fu, fortunatamente, gravemente ferito. Ronald Herrera fu colpito invece 8 volte allo stomaco, al petto, al braccio, alla testa, ma nonostante ciò riuscì a sopravvivere. Sua moglie Blythe e suo figlio Matao invece furono entrambi uccisi da numerosissimi colpi alla testa. Altre 2 donne nel locale stavano cercando di nascondersi dietro ad un bancone. Guadalupe Del Rio, 24 anni, era contro un muro. Fu coperta dal suo amico, il 31enne, Aris del Siuelvas Vargas. Del Rio fu colpita diverse volte, ma nessuna delle ferite fu grave, mentre Vargas fu colpito una volta sola, dietro la testa. Morì per la ferita il giorno dopo e fu l'unica persona a sopravvivere abbastanza da raggiungere l'ospedale. In un altro bancone, Huberty uccise il 45enne Hugo Velasquez Vasquez, sparandogli al petto. La prima di molte chiamate effettuate al numero di emergenza 911 fu fatta alle 4 del pomeriggio da alcuni passanti fuori dal locale, ma la polizia fu per errore mandata in un altro McDonald's, lontano ben 3 km da quello di San Isidro. La polizia arrivò al ristorante corretto soltanto 10 minuti dopo la telefonata, che in realtà, sì, uno potrebbe dire sono pochi, ma in quei momenti sono davvero tantissimi. Le forze dell'ordine a quel punto chiusero immediatamente 6 isolati. Stabilirono poi un posto di comando a 2 isolati dal ristorante e sparsero 175 agenti in zone strategiche. Questi agenti furono poi raggiunti un'ora dopo da dei membri della SWAT. Che cos'è la SWAT? È un'unità speciale di polizia destinata a compiti ad alto rischio, come operazioni antiterrorismo, salvataggio di ostaggi ed interventi antisommossa. A loro volta, questi agenti della SWAT si posizionarono in diverse zone proprio attorno al ristorante. Le vittime però del massacro del McDonald's di San Isidro non erano purtroppo finite. Una giovane donna, Lydia Flores, arrivò con la macchina nel parcheggio del ristorante poco dopo le 4 e notò immediatamente delle finestre con i vetri rotti.
Subito dopo sentì degli spari nel locale e quindi decise fortunatamente di scappare, di ritornare nella sua automobile. La Flores fece retromarcia fino a quando la macchina non sbatté contro una recinzione e rimase bloccata. Si distese quindi a terra nella sua auto con sua figlia di 2 anni fino a quando gli spari cessarono. Fortunatamente, insomma, ebbe la lucidità di stare ferma e non farsi notare. Però, appunto, come dicevamo prima, le morti non erano finite. Nel mentre, 3 adolescenti di 11 anni arrivarono in bici nel parcheggio per comprare qualcosa da bere al McDonald's. Alcune persone per strada iniziarono a gridare ai 3 giovani di non entrare, ma i ragazzini non avevano sentito bene cosa gli stessero dicendo. E questi attimi di esitazione furono davvero fatali per questi ragazzi. James Hubert, infatti, li vide. Uscì dal McDonald's e iniziò a sparargli contro con la Uzi e con il fucile. Joshua Coleman cadde a terra ferito in maniera grave alla schiena, al braccio e alla gamba. Gli amici Omar Hernandez e David Delgado morirono per colpi alla schiena e alla testa. Almeno Coleman però sopravvisse. Nel mentre la follia omicida di Huberty non era ancora finita. L'uomo notò una coppia di anziani, Miguel e Aida Victoria, camminare verso l'entrata. Mentre Miguel stava per aprire la porta per far entrare sua moglie, Huberty fece fuoco contro di lei con il fucile, uccidendola con un colpo alla faccia e ferendo anche Miguel. Un sopravvissuto, Oscar Mondragon, disse che vide Miguel chinarsi verso la moglie e cercare di pulirle la faccia dal sangue. Miguel iniziò poi ad insultare Huberty, che lo uccise poi come risposta, sparandogli alla testa. All'incirca alle 4:10 una coppia di messicani, Astolf e Marisela Felix, guidarono verso una delle aree di servizio del ristorante. Notando però i vetri rotti, Astolf inizialmente pensò che stessero facendo dei lavori di ristrutturazione e che Huberty, che si stava avvicinando a loro, fosse semplicemente un operaio. Huberty sparò con il fucile con la Uzi alla coppia e anche alla loro figlia di 4 mesi, Carlita. La figlia fu gravemente ferita al collo, al petto e all'addome. Astolfo invece fu ferito al petto e alla testa. Nonostante tutto, Astolfo e Marisela non furono feriti mortalmente, quindi riuscirono a scappare. Marisela si diresse verso una donna che era poco distante, stava scappando e le disse in spagnolo: "Per favore, salva mia figlia", prima di ripararsi poi dietro una macchina parcheggiata. La donna quindi portò immediatamente la bambina in un ospedale vicino, mentre il marito della donna prestava soccorso ad Astolfo e Marisela in un palazzo vicino. Tutti e tre i componenti della famiglia Felix fortunatamente si salvarono. Diversi sopravvissuti dichiararono che più tardi Huberty accese addirittura una radio portatile per sentire se ci fossero dei notiziari che parlassero di lui, quindi insomma sicuramente sì, c'era una forma di depressione, ma anche, come sempre vediamo nelle vicende con gli psicopatici, anche di narcisismo. E poi sempre con questa radio portatile mise anche della musica e poi rincominciò a sparare. Praticamente delle scene da film di Kubrick. Poco dopo entrò nella cucina del McDonald's dove si erano rifugiati 6 impiegati. Iniziò quindi a sparare, uccidendo la 21enne Paulina Lopez, la 19enne Elsa Borboa Fierro e la 18enne Margarita Padilla e ferendo gravemente il 17enne Alberto Leos. Padilla aveva detto ad una collega, la 17enne Wendy Flanagan, di scappare prima di essere poi colpita a morte. La Flanagan, 4 altri impiegati ed una cliente donna si nascosero infatti in una stanza del seminterrato. A loro poi si unì Leos dopo che fu colpito diverse volte. Huberty notò poi il giovane teenager José Pérez lamentarsi per terra ferito e lo finì sparandogli alla testa. Pérez morì a fianco degli amici e della vicina Gloria González e di una giovane donna di nome Michelle Carncross. Ad un certo punto Aurora Peña, che era distesa accanto al corpo della zia morta, alla cugina neonata e a 2 suoi amici, notò una pausa negli spari. Aprì gli occhi e vide una cosa inquietantissima, ossia James Huberty che la stava fissando. L'uomo iniziò a quel punto ad imprecarle contro e le lanciò addosso un pacchetto di patatine fritte, poi ricaricò il fucile e le sparò al braccio, al petto e al collo. Nonostante tutto, nonostante anche questi spari, la donna riuscì a
a sopravvivere, rimanendo in ospedale il tempo maggiore tra tutti i sopravvissuti. Ma in tutto ciò, vi starete chiedendo, e le forze dell'ordine che cosa stavano facendo? La polizia, postata nei pressi del ristorante, non sapeva inizialmente quanto erano i carnefici, dal momento che Huberty stava usando diverse armi da fuoco e sparava molto rapidamente, sembrava quindi ci fossero più di una persona. Inoltre, dal momento che molte finestre del ristorante erano state rotte dagli spari, i riflessi dei vetri rotti rendevano difficilissimo la visione dell'interno del ristorante alla polizia. Un cecchino della SWAT si posizionò sul tetto di un ufficio postale accanto al ristorante. Era stato autorizzato a sparare ed uccidere Huberty non appena avesse avuto una visuale chiara dell'uomo. Alle 5:17, quindi praticamente più di un'ora dopo, il cecchino ottenne la visuale chiara di Huberty dal collo in giù. Sparò una sola volta, il colpo gli trapassò la aorta uscendo dalla spina dorsale, causandogli una ferita di circa 2 cm che lo fece cadere di schiena. James Oliver Huberty, finalmente, era morto. La tremenda sparatoria di San Diego durò 78 minuti, durante i quali Huberty esaurì circa 245 cartucce, uccidendo 20 persone e ferendone altre 20, di cui una morì il giorno dopo in ospedale. 17 persone furono uccise nel ristorante, 4 nelle immediate vicinanze. Le vittime, la cui età variava dagli 8 mesi ai 74 anni, erano quasi tutte di origini messicane. Nonostante Huberty, durante la sparatoria, disse che aveva ucciso migliaia di persone in Vietnam, non aveva fatto parte di nessun reparto militare. A causa del numero delle vittime, le agenzie di pompe funebri del luogo dovettero utilizzare per la veglia funebre un grande edificio, ossia il San Isidro Civic Center. Dopo 2 giorni dalla strage, il ristorante San Isidro Boulevard fu completamente messo a posto e rinnovato. Si era deciso di farlo aprire di nuovo, nella speranza, come disse uno degli impiegati, che il ristorante sarebbe diventato solo un altro McDonald's. Ma dopo una discussione tra i membri della comunità, si decise di non farlo più riaprire. Il nuovo ristorante fu demolito quasi subito il 28 luglio. McDonald's costruì in seguito un nuovo ristorante nelle vicinanze e annunciò inoltre che avrebbe donato $1 milione a un fondo destinato ai sopravvissuti. Dopo la chiusura del ristorante, McDonald's donò il terreno alla città a condizione che nessun ristorante sarebbe stato costruito sul posto. Per oltre 4 anni si susseguirono piani per convertire il sito in un parco memoriale. Diversi memoriali improvvisati furono costruiti e successivamente abbattuti. La terra fu infine venduta nel febbraio del 1988 al Southwestern College per $136.000, con l'accordo che un'area di circa 300 metri quadrati di fronte al campus sarebbe stata destinata alla costruzione di un memoriale permanente alla memoria delle 21 vittime. Ad ogni anniversario della strage, il memoriale viene decorato con fiori. Nella festa messicana del giorno dei morti, il 1 novembre, candele e offerte sono portate sul posto per ricordare le vittime. Il memoriale si trova al 460 della San Isidro Boulevard. Dopo il massacro, la città di San Diego migliorò gli addestramenti delle unità speciali e acquistò armi migliori per meglio equipaggiare la polizia in caso di eventi simili. Diversi familiari delle vittime e alcuni dei sopravvissuti fecero causa alla McDonald's Corporation all'Alta Corte della California, contea di San Diego. La Corte rigettò le cause, ma gli attori appellarono. Il 25 luglio del 1987, la Corte d'Appello della California confermò il giudizio abbreviato per McDonald's, perché McDonald's o qualsiasi altra azienda non ha il dovere di proteggere i clienti da aggressioni imprevedibili da un assassino impazzito, e gli attori non potevano provare che normali misure di sicurezza, di solito usate dai ristoranti per scoraggiare i criminali, come guardie e telecamere a circuito chiuso, avrebbero dissuaso Huberty, in quanto egli non era preoccupato dalla sua sopravvivenza.
settimane seguenti al massacro, la moglie di Huberty e la figlia rimasero presso un'amica di famiglia. A seguito di forti proteste da parte dei residenti della zona, Etna ricevette il primo pagamento da parte del fondo per i sopravvissuti. Nel 1986 fece senza successo causa a McDonald e alla Babcock & Wilcox, ex datori di lavoro del marito, nella corte dello stato dell'Ohio per 5 milioni di dollari. Secondo l'azione legale proposta, la tragedia sarebbe scaturita dal fatto che il marito mangiasse male e lavorasse in ambienti con metalli altamente tossici, dichiarando che il glutammato monosodico presente nei cibi del McDonald's, insieme al piombo e al cadmio scoperti nel corpo di Huberty durante l'autopsia, gli avevano causato allucinazioni e collera incontrollabile. L'autopsia rivelò inoltre che non c'erano droghe o alcol nel corpo dell'uomo. Il corpo di James Oliver Huberty fu cremato il 23 luglio del 1984 e le sue ceneri furono sotterrate nella sua casa in Ohio. Etna Huberty e le sue figlie si spostarono da San Isidro al paese vicino di Spring Valley, dove le figlie si dovettero iscrivere a scuola, però usando un nome falso. Etna Huberty morirà poi di cancro al seno nel 2003. La terribile storia del massacro al McDonald's di San Isidro termina qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito Real Crime e ci vediamo al prossimo caso.